Dopo l'antipasto di settembre, col prossimo mese entriamo nel vivo della stagione più calda dell'anno, almeno videoludicamente parlando. Tantissimi titoli di interesse che metteranno a dura prova i sempre più risicati risparmi di tutti noi videogiocatori. Si comincia il 5 ottobre con un titolo forse di poco richiamo, ma certamente curioso. Parliamo di Orcs Must Die, Tower Defense che vi permetterà di sterminare orde di orchi. In arrivo su Xbox Live Arcade e il 12 su PC. Il giorno seguente arriverà il primo peso massimo, ovvero Dark Souls, spietato RPG per console HD che riprende quanto visto ed apprezzato in Demon's Souls, per proporre un gameplay se possibile ancora più core e difficile. Il 7 ottobre arriverà finalmente su PlayStation 3, Xbox 360 e PC l'atteso nuovo lavoro di id Software, Rage. FPS atipico che propone un'ambientazione post-apocalittica, un gameplay aperto, un motore grafico semplicemente impressionante e butta nel calderone anche delle corse su di un buggy. Lo stesso giorno gli appassionati di basket non potranno lasciarsi sfuggire NBA 2K12, nuova uscita per tutte le piattaforme della serie di successo. Citiamo infine l'uscita di Dragon Quest Monsters Joker 2 per Nintendo DS. Il 13 ottobre Namco Bandai ci riporta al sano dogfight immediato e spettacolare di Ace Combat, che con Assault Horizon, in arrivo su console HD, tenterà di rinnovarsi proponendo interessanti nuove meccaniche. Lo stesso giorno gli utenti PC potranno dedicarsi ad un altro atteso seguito, ovvero Might & Magic Heroes 6. Dopo Gears of War 3, Microsoft lancia finalmente un'altra attesa esclusiva, questa volta dedicata agli amanti delle quattro ruote. Stiamo ovviamente parlando di Forza Motorsport 4, che con il rinnovato motore fisico, una quantità spropositata di eventi, auto e tracciati e soprattutto un online vastissimo, promette di tenere incollati al volante per un'infinità di ore moltissimi appassionati. Forte della licenza rally per eccellenza, sembra non temere la scomoda vicinanza del colosso americano WRC2, che uscirà lo stesso giorno su console HD e PC. Sempre il 15 ottobre è la data scelta da Activision per rilasciare un nuovo gioco dedicato all'uomo ragno, ovvero Spider-Man Age of Time, action in arrivo su PS3, Xbox 360 e PC, che promette di soddisfare l'appetito dei numerosi fan del supereroe. Il producer lancerà poi Skylanders. Mio nonno, he took everything we had. Su PC, PS3 e Xbox 360 arriverà poi The Cursed Crusade, titolo d'azione dotato di una campagna tutta da giocare in cooperativa ed ambientato durante le crociate. Lo stesso giorno usciranno infine la nuova riedizione dell'ammazza zombie Capcom Dead Rising 2 Off the Record per PC e console HD, Red Dead Redemption Game of the Year Edition per PS3 ed Xbox 360 e Just Dance 3 in arrivo per tutte le console. Il 20 ottobre sarà il giorno di Cities XL 2012, seguito della serie PC dedicata a tutti gli orfani di SimCity. Arriveranno poi su PSP Naruto Ultimate Ninja Impact e, su tutte le piattaforme in concomitanza con l'uscita del film, le avventure di Tenten. Il 21 ottobre sarà una giornata decisamente affollata, ma il vero peso massimo è senza dubbio Batman Arkham City, seguito di quel capolavoro inatteso che 2 anni fa regalò finalmente una trasposizione degna di uno dei supereroi più oscuri ed affascinanti di sempre. Lo stesso giorno arriverà poi Ratchet & Clank All for One, nuovo titolo della serie che pone l'accento sulla componente multiplayer. Prevista sempre per il 21 ottobre l'uscita di Football Manager 2012. A seguire troviamo un'altra esclusiva PC, ovvero Stronghold 3, l'espansione di The Sims 3 Pets, Dance Central 2 ed infine Disney Universe. Il giorno seguente anticipa la fine di questo mese rovente Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, atteso un nuovo picchiaduro dell'immortale saga con protagonista Goku. If you have a girl problem, have a bad for you, son.
Il 28, Electronic Arts batte sul tempo il concorrente numero 1 Modern Warfare 3. Invadendo i negozi con Battlefield 3. Tecniche da urlo e multiplayer enormi sono le armi con le quali il titolo DICE cercherà di abbattere i propri avversari. Arriverà poi su console lo sparatutto su binari The House of the Dead Overkill Extended Cut, edizione rivista e corretta del capolavoro trash di Sega, adattato per il Move, con più zombie, più sangue e più spogliarelliste, finalmente in 3D. Citiamo infine l'uscita lo stesso giorno di Kinect Sports Season 2 e dai Pet e di suoi amici.